Le finalissime dei campionati di Serie A di Petanque si disputano qui a Cuneo alla Novella e vediamo con Claudio Mamino, che è neoeletto consigliere federale per questa disciplina, quali sono state le squadre che sono giunte in finale per il maschile. In finale per questo campionato, che è stato stupendo, di serie, fino all'ultimo non si è capito chi poteva andare in finale, a parte la Biarese che ha vinto sempre all'ultima partita della regular season il campionato, si è trovata direttamente in finale, mentre invece l'altra squadra, il San Giacomo, si è dovuto battagliare contro la Valle Maira, campione uscente 2015-2016. La prima prova è il tiro tecnico. Abbiamo di fronte Contri Massimo per San Giacomo di Imperia e il suo avversario è Cometto Florian per la Biarese. Il bersaglio è a 9 metri. 0 punti. Tiro dai 6 metri. Tre punti il tiro. Passiamo adesso al tiro dai 7 metri, sempre col bersaglio unico, la boccia. Zero punti, bersaglio non colpito. Ricordo che il bersaglio colpito regolarmente che esce dal cerchio vale 3 punti. Se invece si ha un carò, quindi la boccia tirata rimane nel cerchio e quella colpita esce, vale 5 punti. Boccia colpita che invece rimane all'interno del cerchio vale 1 punto, mentre l'errore 0 punti. Zero punti, tre tiri di cui uno colpito tre punti, gli altri due zero punti. Colpito regolarmente tre punti, quindi il primo turno 4 punti per Contri e 6 punti invece per la Biarese. E ricordiamo di quante manche è costituita questa prima prova tecnica. Boccia e pallino, boccia, boccia, le tre bocce allineate, poi le due bocce e infine il pallino finale. Zero punti, primo tiro. Ricordo che il pallino non deve essere toccato. La boccia è stata toccata, quindi non è uscita dal cerchio, quindi un punto a favore del San Giacomo. Ricordo, per essere valido il tiro deve essere toccato dalla boccia e non spostato dalla sabbia. Questo è molto importante. Perfetto, lancio molto valido, quindi 3 punti per San Giacomo. Lancio corto, quindi altri 4 punti al bottino del San Giacomo, che si porta a 8 punti contro i 6 della Biarese con Cometto. Regolare, 3 punti, tiro dai 9 metri. No. 3 punti convalidati dall'arbitro, il signor Dalmasso. Contri al tiro, un punto, in quanto il bersaglio è stato toccato prima della boccia ostacolo, quindi vale un punto. L'arbitro Dalmasso, che ricordo del comitato di Cuneo, come pure l'arbitro Mattalia, sono due arbitri nazionali del comitato di Cuneo,
e il direttore di manifestazione è il signor Bruno Costamagna, anche lui arbitro nazionale dello stesso comitato, contro i 7 metri. Siamo al tiro dagli 8 metri. Perfetto. 3 punti in quanto la boccia bersaglio è stata colpita regolarmente ed è uscita dal cerchio di gioco. Iniziamo sempre dai 6 metri. Si nota il silenzio assoluto del tutto il pubblico. Tre punti vengono assegnati in quanto la boccia è stata colpita regolarmente e nient'altro è stato spostato o toccato. Molto bene, colpito molto bene. Altri 3 punti al bottino. Dovrebbero essere adesso 18-12. Tre colpi di fila che lo portano a 21 punti a 12. Errore, leggermente corto, ma certamente un bottino molto importante. 3 bocce colpite su 4 con 3 punti per ogni boccia colpita. Ripeto, 21-12 in favore del Bierese. Cometto è stato un giocatore anche in nazionale quando era giovane, non è anziano adesso, è molto giovane ancora, però ha avuto dei suoi momenti di alti e bassi e quindi è uscito, per così dire, dal giro della nazionale. Ringraziamo Claudio Mamino per il suo apporto tecnico dato a questa trasmissione. Ora sentiamo alcuni dei protagonisti di questa gara. Florian Cometto lo abbiamo visto nella prima parte della nostra trasmissione nel suo tiro tecnico di precisione che ha dato i primi 2 punti alla Bierese. Che gara è stata la sua? Ma diciamo che ero abbastanza teso per il fatto che quest'anno non l'avevo ancora mai fatto il tiro di precisione, è stata la prima volta e... Però diciamo che è andata bene. È andata bene, abbiamo sentito da Claudio Mamino che lei è stato anche in nazionale, ha avuto nella sua carriera alti e bassi, adesso sta ritrovando la sua forma migliore. Sì, infatti avevo smesso per un paio di anni di giocare e poi ho ricominciato perché in fondo mi piace, quindi ricominciamo e ho trovato una bella squadra e ce la mettiamo tutta. Benissimo, in bocca al lupo. Abbiamo visto al suo fianco il campionissimo Diego Rizzi, che le ha dato, che consigli le dava durante il gioco? Lui è il numero uno, quindi ti dà sempre qualche dritta che comunque poi con lui uno è sempre tranquillo, si gioca bene. E chiudiamo questa puntata prima di vedere i risultati delle due rispettive gare, maschile e femminile, in grafica. Chiudiamo questa gara con una ragazza, una giovane atleta, che ci dirà un po' come sta andando la sua gara. La nostra gara a questo momento è molto difficile perché siamo sotto 1-2 contro il Dronero Valle Maira del Piemonte. E ancora, i giochi sono ancora tutti aperti, però bisogna continuare a giocare bene ed essere una squadra molto unita per riuscire ad ottenere la vittoria. Ci fa piacere concludere la nostra trasmissione con una ragazza, un atleta, che ci dirà un po' perché si impegna nella petanque tutti i giorni. Insomma, bisogna allenarsi per raggiungere questi livelli, è una finale del campionato italiano, non è poco. Ci vuole passione e costanza, come in tutti gli sport bisogna avere un ottimo allenamento per raggiungere obiettivi alti come il campionato italiano, la finale del campionato italiano, e più ci vuole voglia e voglia anche di raggiungere questi risultati. Iniziamo questa cronaca di oggi con il match decisivo per aggiudicarsi il posto nella finalissima del campionato di Serie A di volo tra BRB e Borgonese.
e con il supporto tecnico di Mauro Zucca della Federazione Italiana a Bocce. Iniziamo, dicevo, in un momento decisivo, in cui le squadre, la BRB si trova sotto dopo tre gare veloci e dopo la parte tradizionale. Mauro Zucca, cosa sta succedendo? È un match che si gioca fino all'ultimo istante, fino all'ultima voce. È un match bellissimo, bellissimo, gli appassionati non possono, devo dire, che ringraziare queste due formazioni, perché a parte l'incontro di ieri, anche qui combattutissimo, ha portato le cose sul mezzo l'1-1 e quindi necessita per regolamento, come sappiamo, la bella, come si suol dire la classica bella, in casa della miglior piazzata. Una bella che devo dire che è bellissima, è magnifica, tiene tutti col fiato sospeso, ma non è una sorpresa il fatto che la Borgonese in questo momento sia avanti 8-6. Una Borgonese, dico, non è sorpresa perché ha meritato sicuramente fino a questo punto questo vantaggio. Un bellissimo primo turno, un 4-4 nelle partite tradizionali, con addirittura Matteo Mana che ha fallito il pallino decisivo per pareggiare questa partita a quadretti. Il parziale sarebbe stato 5-3, addirittura superiore per la Borgonese. Un tiro tecnico magnifico di Lucas Cassa che ha raggiunto i 30 punti, quindi un bellissimo tiro di precisione. Più che questa prova, direi decisivo è stato il tiro di precisione vinto da Daniele Grosso, che ha riportato un pochino il parziale così sul 6-8, direi a questo punto una prova di navetta che vede un pochino favorito Leo Bernici, il fuoriclasse campione del mondo della BRB. Boccia punto di Birolo, vediamo, anch'esso segue la boccia, ma sembra corta la boccia di Birolo. Invece la boccia di Birolo entra nel cerchio. Koziak, la rincorsa di Jure Koziak, la rincorsa di Koziak, il pallino è volato di un niente. Ecco Bruzzone, corta, molto mal bocciato il pallino di Emanuele Bruzzone. Allora a questo punto Secapello a questo punto entra nel cerchio, la Borgonese è in finale. Sarebbe ininfluente poi l'ultima boccia che dovrebbe ancora tirare Simone Mana, ma se Capello entra nel cerchio, la Borgonese ha vinto l'incontro. Ecco Capello, se entra nel cerchio è finita, perché la boccia sembra molto ben giocata, quella di Capello, vediamo, ed è nel cerchio, la Borgonese è in finale, la Borgonese a sorpresa è in finale, ecco l'esultanza di tutta la squadra della Borgonese. Microfoni, Claudio Vittino, neo eletto presidente del comitato regionale Piemonte. Quali sono state le sue prime impressioni? Che c'è tanta roba da fare e che facendo gruppi di lavoro nelle varie settori, donne, petanque, volo, tanta gente non è abituata a lavorare in questa maniera. E la mia è una politica orizzontale invece che verticale, condividere con tutti i settori le esigenze e cercare di risolvere qualche problema, poco per volta perché ce ne sono tanti, però voglio andare a prendere gente competente, gente motivata, gente educata che possa darci una mano. Come vede l'organizzazione di questa manifestazione? Beh, Chieri è sempre stata all'avanguardia da questo punto di vista, c'è molta gente, molta partecipazione. Credo che anche prima, quando mangiavamo, era tutto organizzatissimo, la vendita dei biglietti online, insomma, sono avanti. Chiediamo un giudizio tecnico da giocatore, quale lei è, su questa manifestazione che vede Perosina contro il Borgone e la Borgone femminile contro il Boccia Carcere.
Beh, ieri, i risultati di ieri seguono il pronostico. Per la Perolosina è una grande occasione. Ieri probabilmente qualcuno ha anche subito l'emozione, secondo me, perché qualche giocatore non ha reso come doveva rendere. Però oggi può capitare di tutto, è un altro giorno, è un'altra gara, e sappiamo benissimo che Borgonese ha fatto lo sgambetto alla BRB e quindi è pronto a farlo alla Perosina. Per quando vedo il femminile, probabilmente Borgone è un passo avanti agli altri, ma come dico, le bocce sono belle anche perché non vince sempre il più forte. De Santis, neo presidente della Federazione Italiana Bocce, alla prima uscita ufficiale ad una manifestazione così importante. Come la vede? Allora sì, ho fatto visita ad altri bocciodromi, altre manifestazioni, sicuramente non così importante. Questo è un campionato assoluto, tra l'altro di società, che è la manifestazione che più amo, che ritengo sia il futuro della federazione. Spero di poter fare insieme a voi un cammino che possa rilanciare questa federazione in maniera assolutamente decisiva. Per cui vedo questa manifestazione una delle più belle, delle più emozionanti, e soprattutto ritengo che sia proprio il futuro del nostro movimento. Come sono stati questi primi 30 giorni da presidente? Assolutamente più difficili del previsto, molto più difficili. Ho trovato una federazione, non voglio parlare di uno stato proprio veramente di arretratezza e soprattutto di qualcosa che non cambiava, che non dava segnali di cambiamento, proprio di rilancio dell'immagine, di rilancio delle organizzazioni stesse. Cioè, pensavo che ci fossero dei problemi, ma non così importanti, e soprattutto dal punto di vista anche economico, perché mi trovo in una situazione di bilancio naturalmente che mi lascia molta preoccupazione. Da qui ripartirò, perché le risorse ci sono, l'importante è appostarle nel modo giusto. Il modo giusto è quello di dedicarle, di destinarle alle società sportive, agli atleti, all'alto livello come all'attività promozionale. Questo è importante, i fondi vanno per l'attività e non per altre attività non superflue e non necessarie. Quindi già indirettamente risposto, come intende impostare il lavoro all'interno della FIB e le relazioni all'esterno del palazzo?
Allora, in relazione all'esterno sono fondamentali perché dal palazzo delle bocce, diciamo, mi devo trasferire al palazzo del CONI, che conosco molto bene, è stato il mio lavoro per 32 anni, quindi in questo sono avvantaggiato. Non solo il CONI, tutte le istituzioni interessate per la componente sociale della federazione, che è fondamentale, per cui al di là del nostro riconoscimento, noi come ente assistenziale dobbiamo proseguire con tutti gli organi e tutti gli uffici territoriali e nazionali per ricevere e chiedere contributi per questa attività nostra, ripeto, che è sociale e che prescinde dall'alto livello dell'agonismo, perché la nostra vera forza è proprio quello di stare a contatto con tutti, dai bambini, meno giovani, anziani, donne, disabili, è la cosa più importante. Un giudizio puramente sportivo sul finale di oggi. Ma il giudizio è la bellezza di vedere, innanzitutto vedere le donne, tra l'altro giovani donne insieme agli uomini, è qualcosa di bellissimo. Ecco, mancano le altre componenti, cioè mancano i giovani, sarebbe bellissimo fare un giorno un campionato di società tutti insieme, ma ci vuole un impianto straordinario. Per cui da un punto di vista sportivo non posso che dire che esprime oggi il meglio, è la manifestazione che esprime il meglio dal punto di vista agonistico, che appunto è la nostra punta dell'iceberg dell'attività. Non dimentichiamo però tutto lo sport di base e tutto quello che c'è da fare per arrivare al vertice. Perfetta di Simone, salta Gigi Catapaglia nei giochi e porta in vantaggio la Perosina per 2-1 dopo 8 tiri, 4 bocciate e 4 punti. E la volta di Dejantonic, la volta degli ultimi 4 giocatori. Tonic che ha vinto il tiro tecnico e ha vinto la prova a Terni nell'ultimo turno. La rincorsa di Tonic. Lo colpisce Tonic, esulta Dejan, pallino perfetto per lui, gliel'ha posato sopra, due pari in questo momento. E dalla volta di Alessandro Longo, Tonic veramente prova strepitosa. È la volta di Alessandro Longo che ha l'opportunità di riportare in vantaggio la Perosina. La rincorsa di Alessandro Longo. Lo colpisce Alessandro! Pugno alzato! 3-2 vantaggio della Perosina. Due volte colpite il pallino dalla Perosina, uno solo dalla Borgonese. Marco Carrevaro. Scusi. Marco Capello e poi sarà la volta di Alberto Cavagnaro, ma Marco Capello è obbligato a entrare nel cerchio per far giocare la boccia ad Alberto Cavagnaro. L'accosto di Capello entra e la boccia giocata molto bene, porta sul tre pari ed ecco il match point per la Perosina con Cavagnaro. Alberto Cavagnaro si posiziona sulla linea di gioco, ha la possibilità, entrando nel cerchio, di regalare il secondo scudetto dopo quello conquistato nel 2007. Alberto Cavagnaro faceva già parte della rosa di patron Giancarlo Data. E la boccia che sembra molto ben giocata da Alberto Cavagnaro, alza le mani Alberto Cavagnaro e viene abbracciato dai suoi compagni di squadra. Perosina vince lo scudetto, campione d'Italia, 4-3 nello spareggio, secondo titolo alla quinta finale per la Perosina. Esultano i giocatori, entra anche Michele Data, Giancarlo Data, Alessandro Longo, esultano, dobbiamo abbracciare tutti i giocatori. Mentre si prepara le premiazioni, noi ci congediamo dal gentile pubblico in visione e decretiamo
Okay. Campione d'Italia 2017 per il settore maschile categoria A, la Perosina, 10 anni dopo aver conquistato il titolo nel 2007, con 6 giocatori che si sono riconfermati. Allora, per favore, 10 anni dopo. Per favore, tutte le squadre. Campione d'Italia nella categoria femminile, la Borgonese, che ha battuto in 2 incontri la Perosina, Boccia Carcano. Con questo è tutto, arrivederci alla prossima puntata. Yeah.